Ciao Anagan amici e benvenuti a questo nuovo episodio di XCOM Enemy Unknown. Abbiamo la squadra al completo, la squadra potente, col nostro Leonida Spartato, detto anche Mietitore, ma meglio conosciuto come Demolitore, visto che in questa missione il suo compito sarà cercare di demolire tutto lo scalo merci qui presente, visto che la sua professione, oltre a uccidere gli alieni, è scassare su tutto quando sbaglia. Quando sbaglia mira. Allora, vediamo un po'. Muoviamolo qua. Nemici avvistati. E vai, già avvistati nemici. Vediamo un po'. 30. Con un fuoco rapido. Allora no, aspettiamo un attimo a usare il fuoco rapido. Andiamo. Io questo quasi... Allora, questo lo vede, sì. Addirittura col 62 razzo vede il tipo cosa... E se io mi avvicino per dire... Per esempio qui... 67, vai. Beccati. Demolito, però adesso noi abbiamo anche la sala di contenimento che l'abbiamo fatta costruire, abbiamo speso soldi, cioè mi hanno fatto spendere soldi visto che io sono il capo della XCOM, hanno fatto spendere soldi per quella minchia di laboratorio, di area di contenimento e quindi dobbiamo prendere anche qualche alieno vivo. Per fare ciò ci serve Creeper, che ha lo storditore, eccolo qua. Quindi io ti direi, Creeper carissimo, vienimi, vai qua Creeper e mettiti in guardia. Te cecchino, se ti metto qua su, '58, colpo in testa, copertura bassa, colpo, oh, vediamo un po' se riesce a beccarmelo. Colpo a vuoto. Il cecchino nostro cambia gli abiti ma non il vizio di mancare. Scarso, vediamo, no, il novizio non lo vede ma lo mette in guardia. A questo punto manca solo mettiamolo qua. Allora l'unico che potrebbe, e dico potrebbe, beccare il nostro, vediamo un po' se lo becca, e vai, grandissimo, grandissimo, grande Leonida che continua a segnare tacche. Se lo mettiamo lì, te sei da sola, no? Da sola non ti lascio, cara. Ti metto qua, guarda. In guardia, ok. Tu, cecchino, ti metterei anche qui. Che mi sembra il tuo posto. Te ti sposto qui, si sei un po' in bella vista, è vero, però è anche vero che essendo tutti in guardia il primo che si muove e tu qui, che sembra proprio l'assalto al fortino, sono tutti qua e tu che sei il capo, beh a questo punto il capo lo mettiamo di qui, ecco, di modo che poveretta, l'unica da sola era... Vabbè. Ecco, è proprio quella più vicina agli altri alieni. Sentito qualcosa? Allora, iniziamo a muoverci di là. Te mettiti qua. Ho una visuale. E vai. Ce ne sono tre. Allora, se qualcuno si avvicina, giuro che lo prendo vivo. Allora, Graxo. Allora, Creeper, io con abile scatto
manderei anche qui. Te sei un po' esposta, però mi vedi al 72% quello lì? Vai. Grande. Beh ragazzi, si vede quando c'è la squadra elite. L'unico che mi sembra poco elite è il cecchino, ma ripeto, come sempre il cecchino è l'inutilità fatta a soldato. Allora, la recluta, che questa volta non correrò il rischio di perdere, perché non voglio più perdere omini. Ah bene, gli smilzi, quindi ci sono anche loro. Allora, grande, vai, 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 dai, ti prego, cecchino, spaccane uno almeno. Uccidine. Mancato. Era chiedere troppo. Porcaccia miseria. Allora, te è meglio che ti metti qua. E tu... cazzo. Te mettiti... Fanculo. Tu mettiti... qua. Allora, fuoco in corsa, fuoco in corsa. Di sicuro fuoco in corsa lo faccio. Fuoco in corsa, visto che ci sono gli smilzi, tre smilzi e due ancora di quelli. Mi sa che ne prenderemo un po', però. C'è sempre un però. Se io ti metto qua dietro e tu vedi qualcuno, ne vedi uno. All'1%? Ma è ancora uno? Niente, l'ha mancato. Lui, scommetto che... Ah, sti cazzi! Altri due. Minchia. Ecco, questo si mette dietro. E non mi dispiace. Vabbè, abbiamo tutti... Lui fa per colpire lei e ci riesce. Perché ricordiamoci che gli alieni riescono sempre a colpire, al 90% delle volte riescono sempre a colpire i nostri soldati, noi invece un po' meno. Lui è soppresso, ma non me ne frega un cazzo, perché tanto il cecchino è la roba più inutile che c'è in questo gioco. Cioè, questo cecchino, il mio cecchino, in verità il cecchino è utilissimo. Allora, io a te ti metto qui, e visto che sei anche super brava, ti faccio sparare a qualcuno. Sei più cecchina a te del mio cecchino. Complimenti, razzo, perché veramente, ecco, il ranger invece... No, non lui, ma... Vediamo... Porca vacca. Guarda, io ti giuro, mi sono morti tre valorosi soldati. Preferivo morissi te al loro posto, guarda. Preferivo veramente che morissi te al loro posto. No, no, no. Tu ho deciso che... Tu riesci ad arrivare. Fuoco in corsa. Ti faccio andare qua con uno scatto. E niente, me lo puoi solo che uccidere, vabbè. Pensavo di poterlo prendere, ma no. No, 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 no. Hai un 25 laggiù. Vediamo se riusciamo. No, troppo lontano, troppo coperto. Tu, se io ti metto qui, che cazzo stai facendo? Cioè, ma che giro dal mio? Ah, ecco, ecco, bene, per poi non vederne nessuno, bene. Complimenti. Manca.
faccio ricaricare. Vediamo un po' cosa succede. Aia. Cazzo, mancato, che culo. Questo salta e mi andrà ancora di qua. Dai, dimmi che vai vicino. Grande, perché adesso giuro che ti piglio. Giuro che adesso ti piglio. Vivo. Ok, questa viene beccata. Altri due danni. E lui cerca di far cosa? Di beccarmi il cecchino, sì. Soppresso. Ma perché non me lo ammazzi, cazzo? Cioè, mi fai anche un favore. Dai, so che lo puoi fare. Sei un grande, sei un grande. Allora, tu mi vai a stordire lui. Ricevuto, tengo. Ottimo, ora possiamo iniziare i preparativi per l'interrogatorio. Benissimo, bravo. Te a quanto lo vedi? Al 51. Io direi che ti puoi curare. Ok, brava. Te... te non ne parliamo. Cazzo, al 28. Cazzo, tu riesci a beccar chi? Lui? Vai. No, l'ha mancato. Tu, se io ti faccio andare qua... vabbè, ma non ci credo, cioè raga, cioè a 2 metri, non stiamo parlando di... dai, cazzo, ora questo stronzo cosa fa? Dai, capriola, siamo mica alle Olimpiadi. Vediamo. Grandissimo. Lui cercherà di beccare l'altro, questo qua, presumo. No, il cecchino. E ce la fa. Ma non me l'ha ammazzato, vabbè. Grandissimo. Ok, ce ne sono altri. Ce ne sono altri. Ecco. Te ricarica. Tu lo becchi? Sì. Lo devi ricaricare. Facciamoglielo fare a lui. Se io ti metto qua davanti. Completati tutti gli obiettivi. Benissimo. Una buona missione, devo dire. Abbiamo beccato uno. Pensavo di beccare anche uno smi. Aia, aia, aia. Vabbè, raga. Siamo nella merda più nera. Sì, ma sta storia qua che bisogna costruire. E i cosi. I collegamenti. Poi aspettare i giorni per i satelliti. E poi mancano gli operai. E mancano gli ingegneri. E ma... c'è una palla, ragazzi, c'è una palla, cazzo. Anche Veraxo Miraggio ha raggiunto il livello massimo. Istinto omicida, l'attivazione di fuoco in corso aumenta del 50%. Beh, direi anche lui immune ai colpi critici a questo punto. Vice conferisce uno slot extra nell'inventario. Figata! E lui, ma minchia, un altro fottuto pesante, un altro fottutissimo pesante, cioè sono pieno di pesanti, cazzo. So che non è stato facile, ma questa potrebbe essere una svolta per la nostra ricerca. Non solo possiamo interrogare il soggetto, ma catturando un alieno vivo potremo comprendere meglio la loro fisiologia. Davvero un ottimo lavoro. I preparativi nella struttura di contenimento sono già in corso. Bene.
Oh, un cecchino. Ricordi, vi terremo d'occhio. Sì. Dovremo iniziare subito a interrogare l'alieno. Sono certa che potremo ospitarlo nella struttura di contenimento, ma non saprei dire per quanto. Se io vado nella mia sala di contenimento, posso vederlo? Qui ci abbiamo gli scienziati e là ci abbiamo il tizio. Ah, non fai più il figo in giro, eh? Stronzino. Adesso sei lì come un pesce nella sua boccia di vetro. Allora, visualizza soldati e va un cazzo di cecchino. Conferma. Conferma anche se già mira 88, vabbè, già, diciamo che questo sarà il mio nuovo cecchino. Anzi, personalizziamolo. Ok, carnagione, va bene. Avanzo alla posizione. Avanzo alla posizione. Mi dirigo a quella posizione. Posizione confermata. Ok. Capelli. Guarda, io ti metto la maschera. Guarda, visto che il povero MacGyver è morto e mi piaceva tanto la sua... Allora, iniziamo i capelli. I capelli te li metto, vabbè, il colore, c'è un bianco, bianchi, però vabbè, dopo tanto, ecco, ti metto questa maschera qua, mi piace tantissimo, motivo corazza 2 colore, direi, sai che io quasi quasi te la faccio. Armamenti innanzitutto, ti do un altro, ti do lo scope, ti do la corazza. Allora, adesso ti fabbrico io, crea oggetti, mi serve, fan bagno, corazza scheletro non gliela do a lui, guarda questo qua. Guarda, facciamo una bella cosa, visto che bisogna da soldati. Ian Rice lo chiamo, non so io come chiamarlo, Ian Rice, nome in codice Jesus, cognome God, soprannome Lince, soprannome Messia, fantastico. Allora, e andiamo dal nostro cecchino qua. Tu, mi spiace, ma non sei per niente affidabile, quindi ti do la corazza carapace e ritorni al tuo fucile di merda vecchio, e diamo al nuovo, che sicuramente è più figo di te, e la corazza skeleton. Perfetto, personalizziamolo. Bella, bianco, voglio tutto bianco. Però questo, allora vediamo un attimo, però la testa, scusa, i capelli. Va bene. Yeah.
Definiamo nuova ricerca. La produzione di questo elemento è oltre la nostra possibilità. Ok. Fucile leggero al plasma. Al plasma? Cazzo, una nuova tecnologia. Vediamo un po' il fluttuante cosa c'ha da dire. Allora, innanzitutto direi che prima di salviamo la partita in un nuovo slot, ovviamente, come sempre. Andiamo a vedere qua. Mamma mia, poco Giuda, ragazzi. Se spariscono 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La vedo male. La vedo molto male. Ma molto male. Non so che... La vedo molto male. 8 giorni al satellite, 3 però. Cazzarola, no. Più che creare oggetti direi... Ma vaffan bagno, ho sbagliato. Crea strutture. Costruisci struttura. Generatore elettrico. 58 su. E poi a vapore, cazzo, guarda qua che figata. Costruisci struttura, una rimessa, di sicuro. Poi vediamo un po' qua, addestramenti ufficiali, se c'è qualcosa di figo da acquistare. No, perché non abbiamo soldi. E in fonderia credo niente, la pistola migliorata non me ne frega proprio niente della pistola. Allora, ecco qua. Dunque, com'è andata? Meglio del previsto. Prima che la creatura morisse, sono riuscita a estrarle alcune nuove informazioni. Quindi quella cosa le ha parlato? Non esattamente. Ma quando si ha accesso al cervello di una creatura, è possibile distinguere alcuni schemi, immagini, pensieri recenti. E a cosa stava pensando il nostro defunto amico? Durante la procedura, questa immagine è comparsa più volte negli schemi mentali dell'esemplare. Abbiamo già incontrato quella cosa, dottoressa. Questa non è certo la scoperta che... Inoltre, nel suo cervello c'era un legame neurale tra questa immagine e questa. È quell'essere che è scomparso quando abbiamo abbattuto il primo UFO. Mi faccia indovinare. Vuole esaminare anche il suo cervello. È il prossimo pezzo del puzzle. Questa volta, invece di sparargli, vi consiglio di provare a catturarlo vivo. Allora, assegniamo nuova ricerca. Cattura un esterno, sì. Tecnologia difensiva base guadagnati crediti di ricerca. Bene. Fucile leggero al plasma, direi. Dovremmo concentrarci sulla cattura di quella strana creatura aliena. Quella che sembrava essersi formata intorno ai cristalli scoperti quando abbiamo abbattuto il primo UFO. Al momento è l'unica pista possibile. Va bene, ma decido io in che ordine gestire le varie cose. Allora, innanzitutto salviamo. Ok. In tempo di guerra c'è sempre un leader, un generale, qualcuno che dà ordini. Deve essere così anche per gli alieni. La vera domanda è: che razza di potere o autorità è necessaria per controllare una gamma così vasta di specie aliene? Che cosa li spinge a seguire questo piano? Se lo sapessi. Due giorni. Terrorismo alieno Tijuana. Inviamo Sky Ranger.
Allora, rimuoviamo un po' di unità tranne loro due che mi piacciono. Allora, innanzitutto Jesus come cecchino, vai. Ah, cazzo, Ursula. Peccato. No. Scusa, Raze, il nostro supporto. Non ho un supporto. Non ho più supporti. Cara la mia Shoshana Friedman, spero che tu sarai il mio nuovo supporto. Poi metto Brutus di sicuro e Michael Knight supercar, assaltatore. Perché c'hai questa cazzo di corazza? Metti questa per favore. Caccia. Mannaggia a te che non mi tieni le. Allora, non abbiamo nessun medikit, quindi ragazzi, occhio, occhio. Pronti partenza. Allora, vediamo un po', io devo lanciare i satelliti, a me servono i satelliti. Per fortuna ne arrivano tre. Saremo inviati in Messico. Tra due giorni, so già dove piazzarli tutti. Abbiamo ricevuto rapporti di attività aliena in un centro urbano. Sì, dai, dai, fai silenzio, sono sempre le solite missioni nei centri urbani. Fra due giorni tre satelliti, una manna dal cielo. Una manna dal cielo quei tre satelliti, perché mi permetteranno di abbassare un pochino il panico nei vari stati. E poi anche se ne perdiamo uno, vabbè, oh, ragazzi. Centrale, Big Sky in arrivo sul luogo colpito. Strike 1 è pronto a procedere. Attendiamo l'ordine di sbarco. Affermativo, Big Sky. La squadra è pronta a ingaggiare i bersagli ostili. Perfetto. Fate attenzione a dove sparate. Hanno già ci sono civili nell'area. Ripeto, provveduto a sbragare il bar, quindi penso che anche gli alieni abbiano la loro squadra di demolizione, ma non credo che siano al pari del mio Leonida demolitore, mietitore spartano. Quindi io direi che ci lasciamo qui. So che è un dispiacere per chi mi segue, perché si aspetta sempre che io pubblichi puntate su puntate. Purtroppo devo farle poi di mezz'ora. Vorrei farle anche che durassero un'ora, ma purtroppo i giga che poi mi tocca caricare su YouTube sono stratosferici, quindi mi devo spezzettarle in puntate da 30 minuti. Spiace anche a me, lo so, purtroppo è così. Quindi ci fermiamo qui con questa puntata. Ci rivediamo alla prossima. Restate sempre sintonizzati e a Wanagana.